Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Siamo tornati su Pokémon Rosso Fuoco. Nell'episodio scorso eravamo andati nella nave, abbiamo sconfitto tutti gli allenatori, il nostro rivale compreso, e recuperato la macchina nascosta del taglio, che servirà per tagliare questo alberello per andare a conquistarci la palestra di questa città, di Aranciopoli. Dunque ragazzi, questa qui è una palestra di tipo elettro. Il capo palestra usa potenti Pokémon di tipo elettro, e i Pokémon che avevo finora, diciamo, non erano molto consigliati per questo tipo, quindi non avrebbero avuto molti attacchi super efficaci. Però mi avete consigliato nei commenti che qui, nella grotta qui accanto a questa città appunto, c'è, chiamata Grotta Diglett appunto, si catturano Pokémon di terra, i Diglett. Io tra l'altro sono stato qua dentro e come primo Pokémon ho catturato subito un bel Dugtrio a livello 31, ragazzi, che come mossa Fossa, Sfuriate, Fango Sberla e Sabbio Tomba. Cioè è fortissimo, ragazzi. Cioè ragazzi, questo Pokémon darà tanti di quegli schiaffi assurdi che nemmeno i suoi Pokémon lo riconosceranno poi. Quindi ragazzi, avviamoci verso la palestra, combattiamo contro gli allenatori. Ah, intanto dobbiamo insegnare taglio a qualcuno. Dunque, a chi lo insegno? A chi insegno questa mossa? Dugtrio è capace di usare taglio. Ora, questa cosa mi sembra strana, visto che sono soltanto tre teste. Gloom o Dugtrio? Dugtrio che mossa aveva? Mi ricordo che aveva una mossa che non mi interessava più di tanto. Vediamo un po'. Cos'era? Sfuriate ci faccio ben poco. Una mossa che sinceramente non mi serve assolutamente a niente. Quindi la metto a Dugtrio, dai. Come faccia a tagliare? Non lo so, non lo voglio sapere. Dai, Dugtrio, fa vedere come tagli. Non l'ha fatto vedere. Eccoci qua dentro la palestra. Oh, è vero. Questa palestra era una palla al piede, mi ricordo. Tanto combattiamo tra gli allenatori. Dobbiamo trovare un bottone dentro a questa spazzatura. Da qualche parte dovrebbe essere, dobbiamo cercare in tutte. Comunque, dai, parte la prima sfida. Ed eccoci qua ragazzi, abbiamo sconfitto tutti e tre gli allenatori di questa palestra, quindi adesso dobbiamo trovare il pulsante segreto all'interno di queste spazzature. Acqua, c'è solo spazzatura, quindi nulla. Acqua, c'è solo spazzatura. Potrebbe durare una vita questo mini quest, chiamiamolo così, mini gioco. Dobbiamo trovare, non mi ricordo se dobbiamo trovare un pulsante o qualche altra cosa, forse una chiave, non mi ricordo benissimo. Fuoco, c'è un pulsante sotto il bidone, premio, perfetto. Ah, erano due! Primo lucchetto elettrico aperto, ok, erano due. Il secondo mi ricordo era accanto, allora. Acqua, ok. I lucchetti sono stati richiusi, dobbiamo ricominciare, che è tutto da capo. Primo lucchetto elettrico aperto, adesso il secondo. No! No, ho ricliccato lì, come so duro! Madonna! Fuoco, c'è un pulsante sotto il bidone, premilo! Allora, di qua mi ricordo ci sono andato adesso, era acqua. Sinistra era d'acqua, è per forza sopra. Perché? Ok, primo lucchetto elettrico aperto. Se non è sopra, stavolta non è neanche sotto, deve essere forza accanto. Sì! Wow, si apre la porta, andiamo dal tenente Surge, finalmente! Ehi tu, cosa fai qui? Non ce la farei a vincere, puoi contarci? Devi sapere che i Pokémon elettrici mi hanno salvato in guerra. Hanno paralizzato i miei nemici, proprio quello che succederà a te. Ma sei propriamente certo? Ne sei certo di ciò? Guarda, ho un Dugtrio che ti farà un bucio di culo così. Hai tre Pokémon. Allora, hai un Voltorb. Livello 21. 21, vabbè. Kadabra è al 22. Proviamo con Psicoraggio a vedere quanto male gli facciamo. Tra l'altro il Dugtrio l'ho trovato, il Pokémon più potente che ho, perché l'ho trovato al 31. Bella. Direttamente al 31 in quel modo. Ah, così è. Giusto, bravo, sì. Dai, ancora Psicoraggio. Prima ho fatto tanto male, cerchiamo di ucciderlo adesso, eh. Vediamo un po'. Ancora fa. Poco. Tocca ancora a noi, Psicoraggio. E primo Pokémon andato via. Voltorb è esausto. Ok, 460 punti per noi. Il prossimo è Pikachu. Vediamo un po', Pikachu possiamo usare... Mi ricordo ha un Raichu da ultimo, eh. Quindi... un Electabuzz. Raichu, era Raichu. Non mi ricordo, mi sbaglio con l'argento forse. Ok, al Pikachu ci pensa Charmeleon. Vediamo un po', Braciere. Mi raccomando non fare attacchi fisici perché altrimenti ci paralizza. Brutto colpo e Pikachu subito giù Pikachu, grandissimo. 315 punti per noi, il prossimo è... Raichu, mi ricordavo bene, Raichu. Allora Electabuzz era nella versione argento, allora Raichu mi ricordo era potente forse a livello 28.
Se mi ricordo male, vediamo un po'. Io mando Ductrio, sì. Voglio andare sul sicuro, voglio fare un po'. 24. È potente, ma io vado in fossa. Attacco rapido, se fai. Ma attacco fossa, io dovrei disintegrarlo subito all'istante. Cioè, una mossa e questo va KO. Pam! Grande! Grande! Eh sì, vabbè, paralizzato, vabbè, ormai è andato. Chi se ne frega della paralisi? Hai avuto la meglio su Litsurge capo palestra? Wow! Tu sì che sei forte! Caspita! Bene, prendi medaglia tuono! E sgancia! I tuoi potranno volare in ogni momento, però non mi ricordo dov'è che trovo la cosa del volo, cioè la mossa del volo. Sei speciale, prendi questo, MT34, che sarebbe Onda Shock. Onda Shock mi ricordo era potente. Solo non mi ricordo se è una mossa che impara Pikachu in futuro. Io la terrei da parte. La terrei da parte e magari la darei poi in un secondo momento. Quindi, l'albero è rinato. Va bene. Prossima destinazione, se non sbaglio, dovremmo andare verso. Dobbiamo tornare alla città precedente e poi. Non c'era prima. Ciao Cree, come te la passi? Mi conosce. Sono. Ah, l'assistente del professor Oak. Hai già incontrato l'altro assistente? No, sinceramente tu sei il primo. Avevo un pacco per te da parte del professor Oak. Dove? Ha detto che ti avrebbe aspettato al percorso 2, praticamente all'inizio. Se capita a quelle parti, consiglio di cercarlo. Dunque, se non erro. Il percorso 2 è raggiungibile da questa città, siccome dal Monte Luna non si torna indietro. Per tornare al percorso praticamente 1 e 2, cioè percorso 2 magari Plumbeopoli, dovremmo attraversare questa grotta. La grotta di Iglet ci porta direttamente sopra il Bosco Smeraldo. Che noi ovviamente non lo faremo perché taglieremo gli alberi al lato della strada e passeremo lungo l'erbetta al lato praticamente. Ecco Diglett, ma noi abbiamo già Ductrilo e ce ne frega poco. Benissimo, ragazzi, siamo arrivati in fondo. Usciamo dalla grotta e dovremmo essere al percorso 2. Percorso 2, perfetto. Noi praticamente adesso. Ho qui questa cosa e qui cos'era, non mi ricordo cosa c'era dentro. Un po' di mosastro, non può lottare, ma può usare. Ok, va bene, niente. E tu invece saresti. Cerco Abra, può scambiarlo Mr. Mime. E io avrei già un Kadabra, sì, però. Tornerò un giorno con un Abra, ragazzi. Tornerò con un Abra e lo scambierò per Mr. Mime. Va bene. Faremo contento il ragazzino. Dai, Ductrio, come lo chiamo. Ductrio usa taglio. Dov'è l'assistente, tra l'altro? Cioè, il percorso 2 è questo, eh. Oh, ecco, lui, è lui. Ciao, ti ricordi di me? Sono l'assistente del professor Oak. Se ne puoi, Dax, hai i dati di almeno 10 specie di Pokémon, posso darti MN5. Ha raccolto dati, questo vuol dire aver catturato almeno 10 specie o averne viste almeno 10. Io dico di sì. Bene, ha raccolto 13 specie, addirittura, bella. Quella sessione, tieni, te lo sei meritato. MN5, che cos'era MN5 adesso? Era un'altra macchina nascosta. Ah, è Flash, illumina anche qua. Ah, è vero, perché adesso dobbiamo andare nella grotta buia. In quella grotta buissima, dove praticamente si raggiunge. No, tra poco siamo alla Vandonia, ragazzi. Tra poco impazziremo tutti. C'è la sindrome. Tutti i bambini, tutti muoiono. Cioè, devo andare in quel posto brutto. Quindi, ragazzi, eccoci tornati un'altra volta ad Aranciopoli. Dunque, a destra non si passa perché c'è uno Snorlax che dorme. Mi serve un oggetto che non mi ricordo che per svegliarlo. Quindi, l'unica cosa da fare è tornare a Celestopoli, la città dove c'era la palestra di Misty, e da lì, andare verso destra fino ad arrivare alla grotta. Che praticamente ci porta alla Vandonia, alla città dei matti. Ora mi ricordo però, io dovevo avere già qualcosa per prendere la bicicletta. Sapete? Eh sì, perché mi ricordo che la bicicletta la prendevo. Io a questo punto del gioco avevo già la bicicletta. Non mi ricordo bene chi è che ci dava qualcosa. Mi sa che mi serviva una specie di volantino per scambiarla. Perché mi ricordo non ho mai comprato una bicicletta, costava tantissimo. Non l'ho mai comprata. Comunque. Siamo arrivati, Celestopoli, andrei al centro poi a rivitalizzare un pochino perché ho sempre Pokémon paralizzati dalla lotta con Surge. Dopodiché, a che cavolo lo insegno Flash? Chi lo insegno Flash? Perché, cioè, mi ricordo che Flash è una mossa particolarmente inutile. Serve soltanto ad illuminare le grotte, in lotta, cioè in battaglia, non serve assolutamente a nulla. E qui, cioè, l'unico potrebbe essere capace sarebbe Kadabra e Pikachu. Che cazzo gli faccio imparare? Una mossa così a loro che mi serve. E boh, che posso fare? Cosa posso fare, ragazzi? Se mi insigliate.
Ma che posso fare imparare Flash? Ma già non ho Pokémon. Vediamo chi è che c'era in questa erbetta qua giù. Magari trovo qualcuno che potrebbe servire al caso mio. Non so, ragazzi. Sono andato in pallone perché non mi ricordo chi insegnavo io Flash. Un Meow. Un Meow di livello 10. Potrebbe imparare Flash? Potrebbe? Io gli lancio una Pokéball, vediamo un po'. Anche perché se lo attacco gli faccio troppo male, lo ucciderei. Devo per forza tentare così. E si libera subito. Usa Morso, ma non ci dovrebbe fare. Perché Morso è di tipo buio e il mio Pokémon è debole al buio. Dobbiamo cercare di catturarlo e vedere se questo Meow riesce ad usare. Preso, riesce ad usare Flash. Dobbiamo tentare. Essendo un gatto di notte, cioè in teoria il gatto di notte vede, quindi magari non so. Forse la teoria del Flash, cioè i gatti hanno già il Flash, non ha bisogno di dell'MN. Tra l'altro, aspettate, forse anche Butterfree poteva imparare Flash. Butterfree, che tra l'altro l'ho lasciato qui alla pensione, vediamo un po'. È cresciuto bene, il suo livello è salito di 6. Oh, è bravo. 700, vabbè, proviamo a... non ho spazio. Però c'è un computer. E noi dal computer possiamo interagire. Possiamo prendere anche Meow. Perché se magari se ce l'ha già Meow. Però che deposita adesso, perché tutti mi servono. Dunque, lui mi serve per uscire dal dungeon. Però seriamente lui è utile nel dungeon della grotta, perché i Pokémon sono tutti di roccia e terra. Dai, avrò qualche fune di fuga, dai. Depositiamo lui e ritiriamo Meow. Vediamo se riesce a imparare lui Flash. Flash usa. Meow è capace di usare Flash. Oh, che bello, anche Gloom era capace. Però Meow lo metto a te, perché tanto sicuramente non mi servirei in tutto il gioco, perché sei un Pokémon lezzo, e quindi non ti userò. Ti userò soltanto per usare Flash in questa grotta, perché anche se anche perché credo sia anche l'unica grotta, cioè l'unico posto in cui si usa Flash. Quindi torniamo su e andiamo, avviamoci verso la grotta de... che modo si chiama? Non ricordo più come si chiama, sinceramente, sta grotta. Boh. Grotta scura. Perché è scura. Grotta, quello il nome. L'albero si può battere con... No! Ho tolto Ductrio che aveva taglio. Sicuramente lo sa fare anche Meow. Meow sa fare tutto. Meow factotum. E vai. Meow sa usare anche taglio. Vorrebbe imparare. Vorrebbe. Ma io faccio imparare lo stesso. E ritolgo il ruggito. Tanto Meow non fa paura a nessuno. Meow. E va bene, ragazzi. Possiamo adesso abbattere l'albero con un Meow che ha imparato il suo taglio. E adesso per arrivare dall'altra parte c'è un casino di allenatori. Noi ci vediamo al prossimo checkpoint. Ed eccoci qua, ragazzi. Allora, abbiamo superato questo percorso dove c'erano tantissimi allenatori. Ma ha fatto un culo a tutti. Dunque, questa grotta... Ora, c'è un altro allenatore. Combattiamoci pure. Vado spesso alla palestra Pokémon, ma perdo sempre perché sei una pippona, allora. E vi stavo dicendo, questa grotta, quando giocavo ai tempi di Pokémon Rosso, Pokémon Giallo, cioè prima, era veramente un incubo per me superarla, perché ogni volta non mi ricordavo di prendere Flash, o non avevo Pokémon sufficienti per prendere Flash, appunto. E seguivo tutti i contorni delle rocce, anche se già stavo un'ora, prima o poi uscivo lo stesso. Comunque, Meow, usa Flash e illuminiamo tutta la grotta, perché altrimenti qui non vediamo niente e ne usciremo dopo domani. Benissimo, ragazzi, dovrei avere un repellente dietro, spero di sì. Non ce l'ho. Quindi adesso cominciamo a fare questo dungeon, noi ci vediamo verso l'uscita e spero molto presto. Ah, tra l'altro, ragazzi, cioè il mio Kadabra sta diventando veramente potente, siamo a livello 26. E prima ho trovato anche una MT di aeroassalto che vorrei far imparare al mio PG8. Che non so se l'imparerà in futuro, però... Se ce l'ha già è buono, visto che è soltanto una mossa di volo che è raffica, quindi fa schifo. Gli faccio imparare anche ora assalto, diventa molto più potente. Gli levo turbo sabbia, che non mi serve assolutamente a niente. Una mossa che non ho mai usato e non ho mai intenzione di usare, perché tanto, come sapete, mosse strategiche, mosse tattiche a me non piacciono, io vado di grezzo e via. E Pidgeotto impara aereo assalto, dovrebbe essere una mossa molto molto buona, molto potente. Continuiamo il dungeon. Pare mi debba addormentare un Oddish bruttissimo di livello 22 al mio Charmeleon a livello 27. Perché? Che con il mio bracere ti farei proprio abbrustolire. Oh, si è svegliato. Oh, che bello. Oh, come muore Oddish. No! Dai! Però.
Guarda un po'. Va un po', sì, profumino, vai. Stai soltanto perdendo tempo. Adesso la mia scottatura. Sotto il culetto, vedi? Vedi come brucia il culo? Vedi come brucia? E va giù. E Odice va giù. E l'Onora Picnic Girl ha un Bulbasaur. Beh, no, ragazzi, non abbiamo mai incontrato un Bulbasaur. Non abbiamo mai visto un Bulbasaur. Questa è la nostra occasione per vedere quanto siamo forti contro l'altro starter che ci manca. Charmeleon usa Bracer e falle tanto male. Bam! Grande! Grande, il mio Charmeleon è fortissimo. E finalmente, ragazzi, siamo all'ultimo allenatore, l'ultima allenatrice di questo, di questa grotta, di questo dungeon. È stata davvero dura. Non ho catturato nessun Pokémon, perché comunque si trovano Pokémon per lo più di roccia, Geodude e Onix. E non ho mai avuto una gran simpatia per Pokémon di tipo roccia, appunto. Anche terra, più o meno. Comunque, finiamo di combattere. Distruggiamoli. Il Meow, che giorno paga. Beh, no, ci sono monete sparse ovunque. Quindi, vinciamo e prendiamo più soldi per noi. E facciamo male a Meow. E Meow va via. Il prossimo è. Beh, Picnic Girl manda Pidgey. E noi mandiamo il nostro Pikachu, che ci è morto nella battaglia precedente, ma l'ho revitalizzato con un bel revitalizzante e una bella super pozione. Quindi adesso Pikachu è al pieno delle forze. E farà tanto male a questo povero Pidgey di scarso livello. È super efficace. La prossima sarà Oddish, quindi userei il mio PG8, visto che Charmeleon è già più livellato. Tra l'altro ho fatto tanti livelli in questa grotta, tantissimi allenatori, quindi è andata bene più che altro. Aereo assalto di PG8 è fortissimo, ragazzi. Gli toglie tantissima vita, guardate. Bam! Oddish esausto, PG8 punti esperienza. E abbiamo vinto contro l'ultima allenatrice. Possiamo uscire finalmente da questa grotta. Se non ci blocca qualche altro stupido Zubat. Ovviamente. Finalmente, ragazzi, siamo fuori. Percorso 10. E siamo arrivati finalmente all'Avandonia. No, scherzo, tranquilli, non succede niente, non succede niente. Rivitalizziamo i nostri Pokémon e poi visitiamo un po' la città, magari troviamo qualcosa da fare prima di andare nella torre Pokémon, perché se mi ricordo, nella torre Pokémon dobbiamo prima fare un'altra cosa, un'altra quest prima di andarci, perché serve il rileva spettro o qualcosa del genere. Perché altrimenti non possiamo combattere contro nessuno, perché non riusciamo a vedere, diciamo, i Ghastly che ci sono sparsi per la torre e quindi anche gli. Però no, forse gli allenatori, quelli selvatici non li vediamo, però quelli degli allenatori sì. Dunque, qui c'è un cartello, centro Pokémon volontario di Lavandonia. Ragazzi, questa è la città più triste di tutti i giochi di Pokémon. Estero, Mr. Fuji non è qui. Dove? Ah, aspetta, Mr. Fuji mi ricorda qualcosa. Mr. Fuji ci dava qualcosa di importante. Questa sarebbe la base di Mr. Fuji. Cara persona, si prende cura di tutti i Pokémon orfani. Vabbè, qui c'è un Psyduck e un Nidoran. Oh, vediamo cosa offre il nostro Pokémon Market. Dobbiamo fare un po' di spesa perché ci manca un po' di Pokéball e poi anche qualche pozione. Dunque, già abbiamo. Già possiamo comprare le Mega Ball intanto. Poi abbiamo l'antiparale, antigelo, funifugo, super repellente. Questi magari se ce l'avessi avuti prima sarebbe stato molto più semplice il dungeon. Io ne prendo un po'. 10.000 costano 5.000, ma noi abbiamo i bei soldoni, i big money ce l'abbiamo. Compriamoci anche qualche mega pozione. Mega ball intanto, una ce l'ho. Compriamo le 9 e facciamo 10. Ho speso altri bigliettoni. Cazzo, non costano però, madonna ragazzi. Altre super pozioni, abbiamo 8, non ne compriamo altre. Compriamo altre 10, 7, no, prendiamo altre 8, va, facciamo così, si fa prima. E per il momento può andare bene anche così. Quindi, ragazzi, prima di impazzire, entriamo dentro la torre e vediamo che cosa ci offriva il pianterino. Penso assolutamente niente. E se non sbaglio, sopra ci aspetta anche il nostro amico blu. Però prima di andarci io livellerei ancora di più, perché mi ricordo che questa era una lotta abbastanza tosta. Quindi ragazzi, direi che anche per oggi è tutto. Nel prossimo episodio vedremo che cosa fare. Sicuramente ci sarà da fare la torre Pokémon, ma anche qualche altra quest antecedente alla torre. Perché mi ricordo dovrò prendere questa specie di oggetto che vede i mostri, che vede i Ghastly o cose del genere, non mi ricordo.
Quindi ragazzi, se anche questo video vi è piaciuto e volete continuare a supportare questa serie, vi invito a lasciare commenti, mi piace, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, Facebook e Instagram li trovate nella descrizione, noi ci vediamo nel prossimo video e ciao a tutti ragazzi!